Sanitaria più Benessere Bimbo di Andria ha pensato all'iniziativa Il sospeso per un bebè. Si tratta di un progetto che sostiene il servizio sacchetto per neonati e mirato ai bimbi fino ai due anni, la cui famiglia è in difficoltà economica. Il servizio. Che cos'è l'iniziativa Il sospeso per un bebè? Eh, Il sospeso per un bebè è un'iniziativa nata sulla scorta di un'esigenza ben precisa, cioè, anche qui in sanitaria si rivolgono persone bisognose che stentano ad andare avanti e spesso sono isolate e, e difficilmente chiedono aiuto. Quindi abbiamo pensato di promuovere questo tipo di iniziativa per informare le famiglie bisognose, quelle famiglie in difficoltà, che esiste sul territorio una, una realtà, un ente caritatevole come appunto la casa di accoglienza Santa Maria Goretti che opera già un servizio di assistenza per i neonati e contemporaneamente sensibilizzare le famiglie invece più fortunate. Concretamente dunque i cittadini che cosa possono fare, dove e a chi possono rivolgersi? Ok, allora il sospeso può essere sia un prodotto che il cliente acquista e ce lo lascia qui a disposizione di casa accoglienza. Oppure una quota in denaro. E quindi, poi a, 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 a periodi stabiliti, i volontari di casa accoglienza verranno qui e ritireranno, prenderanno i prodotti che a loro servono e il, prodotto, il sospeso che è stato lasciato. Nelle, nei due, nostri due punti vendita, quello di viale Virgilio 1 qui ad Andria, è. Via Biceglie, via Montenero 2. Casa Accoglienza attualmente provvede a circa 90 bebè fino ai due anni, a dire il vero sono diverse le famiglie anche del ceto medo che chiedono un sostegno anche oltre, oltre i due anni, cerchiamo di fare quello che possiamo con l'aiuto di questa sanitaria e devo dire anche altri eh, punti commerciali sono stati contagiati da questa idea e vorrebbero mettersi in discussione, vorrebbero mettersi a disposizione. La cosa che vorrei sottolineare è molto importante, non è un progetto, non è un un'idea legata soltanto al periodo del Natale, ma è un'idea che andrà avanti per tutto l'anno. Aiutateci a sostenere la casa di accoglienza Santa Maria Goretti perché con il vostro contributo possiamo fare in modo che i genitori in difficoltà possano crescere dignitosamente i loro bambini.